sarà attiva H24, quante persone ci lavoreranno? I nostri operatori sono 40, ringrazio Abruzzo Progetti, la società in house della regione, perché è personale che abbiamo ovviamente selezionato con loro. Sono 40, saranno divisi in 3 turni, per cui sostanzialmente avremo circa 9 operatori al giorno, su 3 turni, quindi H24. Grazie. Come funzionerà lo smistamento delle chiamate? Allora, il cosiddetto dispatch funzionerà in questa maniera: l'utente chiamerà anche il numero d'emergenza in senso generale, okay. No? Nel momento in cui chiama il numero unico risponde la centrale provvede a localizzare e a compilare la scheda anagrafica, quindi localizzare, ovviamente classificare a seconda di quella che è la situazione di emergenza. Una volta classificata la passerà di competenza all'ente appunto competente o contemporaneamente anche agli enti concorrenti, no? E questo è uno dei plus del servizio, perché contemporaneamente potrà essere interessato sia l'ente che è competente, diciamo in virtù di una lista che è approvata ovviamente in via formale dal prefetto, da un tavolo permanente che è presieduto dal prefetto, e sia anche gli enti concorrenti che vengono attivati per dare, contemporaneità, no, all'intervento.